Ultima posizione per il Phenomena One, che ha mancato, ancora una volta, l'appuntamento con la vittoria fallendo a Payback. Squasciato brutalmente a Raw, l'ex campione IC ha dato una prova di debolezza anche a Payback. È stato solo un incidente di percorso o è l'inizio del declino? Bray non va oltre la nona posizione. Conferma un buon ottavo posto Dolph Ziggler, che si è guadagnato il posto nel pay-per-view, ma abbandonando il suo compagno nel match non può andare più in alto. Peccato. Il nipponico sta dando netti segni di miglioramento, settimo posto meritato. Grandissima prestazione di Apollo nel pay-per-view, ribaltando un match dato mai per scontato, eliminando da solo la Wyatt Family. Riscattatosi dalle precedenti brutte figure, Del Rio ha sfruttato ogni occasione che gli è stata data, non riuscendo, purtroppo, a vincere i titoli C, guadagnando in questo modo un ottimo quinto posto. Vittima di ripetute imboscate, ha dato dimostrazione di un segno di forza battendo Bray Wyatt in pochissimo tempo. A Payback ha perso il titolo per colpa di Roman Reigns, purtroppo quarto posto per lui. Divenuto nuovo pupillo dell'Authority, Randy ha usufruito delle occasioni concesse da Triple H, vincendo, nonostante sia stato reso vacante, il titolo WWE. La storia di Finn Balor sembra essere quasi una favola. Extreme Rules aveva perso l'occasione per il titolo US, ma non si è arreso, ha continuato a lottare e ha conquistato l'opportunità per il titolo IC, diventando il nuovo campione intercontinentale. Segno che, con molta perseveranza, si può raggiungere ogni scopo. Bravissimo Finn Balor e secondo posto più che meritato. Beh, nulla da dire per il gigante, a parte il fatto che ancora nessuno lo ha battuto. Inoltre, ha difeso il titolo US con successo per ben due volte. Chi riuscirà a fermarlo? Questa è la Power Ranking dopo Payback. E qual è la vostra? Siete d'accordo con questa che avete appena visto? Scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!